0007. Ecco, 007 è meglio per se tu affari di cose intralazzi. Invece se tu di pizza, allora tu 00. Ok, okay. Molto meglio. Skyfall. Ok, poi se tu... è sempre, sempre sul pezzo, questo Billy, Billy, guarda, questo... Billy, io guarda, oh, cioè che... Billy e Bobby qua hai fatto una coppia di grandi fari, Billy e Bobby, no, allora Bob ce l'ha tutti gli altri, però Billy io non lo cambierei neanche per Paolo Rigotto. Perfetto, a questi punti tu prendi Michele, l'acqui, cioè io scelo o lui scela? No, sceli me, Michele. Michele. Ah, Michele. Michele. Ok. Nell'acqui caldi ce lo metti dentro la farina fatti a vulcani al contrario. Allora avete tutti penne. Allora una cosa porno se ce lo devi mettere dentro. Oh, ma di che cazzo l'hai preso questo? Dai, cioè, adesso, allora, dai, non siamo allora, nella fascia se stiamo culo, facendo una se stiamo facendo una puntata a culo in aria ancora. Stiamo facendo, se no, allora come ditemo, no, siccome una puntata poi qua perdo mettiamo un attimo, aspetta che se non devi assegnare, se non devi assegnare le azioni è qua, mica siamo, è un casino, allora. Quindi poi, una volta che fate intrullio, mettete anche un poco di olio e un poco di sali, tenete sempre da parte un po' di farini che sai mai che ti intrucchi troppo. E fate un pasto, impasto, a posto. Poi tu lascialo posare e ci sentiamo martedì prossimo. Ah, non c'è, facciamo le... Allora, avete tutti penna e calamaccia? Avete scritto tutti gli ingredienti, avete scritto tutti i catini, le cose, allora fate l'impasto. Io sono rimasto qua, io devo prendere la penna e il calamacchio. E poi allora, vabbè, dopo te lo spiego. I like Miss Shelley. Brava, brava, molto brava. Bravo, bravo. Niente, quindi voi adesso poi tornerete impasto e poi niente, ci risentiamo martedì prossimi, mi dite come andare, se è... La settimana dobbiamo lasciare sta ma no, anche intrudi. Meno, però più lieviti meglio è, perché sì, poi da cosa ho capito, quello Bobby mangia. Come dice il detto, lievitare è bene. Lievitare no, è meglio. È peggio. No, è meglio. Non lo so, no. In America dicono meglio. No, allora è, no, allora è lievita tu che lievito io. Questa è... Ecco, infatti. Niente, quindi io visto che sto qua nello spazio e sto lievitando ormai da tanto tempo. Ma come sta Tom? Sta bene, buono. Adesso, no, ma gli ho mandato Jerry. Così adesso sono in giro. No, infatti non l'hai sentito stasera. Infatti per quello ero già. No, gli ho detto, no, ma hai detto i coglioni con sti colpi. È giusto, ma gli hai dato il biscottino. Sì, no, adesso si sono inculiculati dentro una casa. A posto. A posto. Yeah. Va bene, allora ti ringraziamo. Niente, quando guardo l'oroscopo, basta che me lo dite prima. Claudio, sei sempre sacrosanto. Grazie. Molto gentile. Claudio. È sempre un piacere sentirvi, ragazza. Oh, allora fatti sentire, e adesso continuiamo con la musica. Grazie Claudio. E andiamo andiamo un po' sempre indietro in tempo, ma io penso che possiamo correre tutti, perché come dice il detto. Claudio, basta! Oh, scusa, Alberto, il collegamento. Scusa, aspetta che stacca. Ciao! Ciao. Allora, tutti a correre, tutti insieme, dai! Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu le ha superato. Cade piaccio dalla mia indio, momento roba. Curro, guaglio. Curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio.
idea, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sone, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no, tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Tanta mazzata pigliata, una buona l'ammarata, è nata, nada, centro sociale occupata, mogo cazzo c'è cacciata, è nata, nada, centro sociale occupata, mogo cazzo c'è cacciata. Eccoci qua, tutti insieme, dai, bellissimo, un saluto a tutti quelli che stanno chattando, ci sono milioni di persone che ci chattano, che ci fanno, che ci prendono, che ci chiamano, quindi un saluto globale a tutti quanti. E allora io sento in sottofondo che sta arrivando il momento che è tutta la settimana che noi aspettiamo. Questo è Sparta! Buonasera a tutti. L'informazione spartana condotta da Bob Leoni, da detto l'oracolo della clinica. Buonasera Bob, il microfono. Buonasera. Buonasera. Il microfono è suo, ne faccia quello che vuole. Allora. Non come l'altra volta che Va bene, allora. Scusa se ti interrompo subito, ma il punto è, ma è possibile che mi lasci la suoneria accesa? Buonasera. Dai, no, che tocca. No, il punto è, ma è questo lo stesso Bob che prima faceva le cacciate? Sì, è lo stesso persona. Sì, però cambiato, sentiamo cosa ci racconta questa sera di bella. Prima notizia, gli armadi della vergogna. Documenti e testimonianze provano la partecipazione dei fascisti di Salò all'IKEA delle SS durante la resistenza. Ma la verità è stata sepolta in due armadi per decenni. I vertici militari sono stati assolti. La regione Lazio finanzia un mausoleo per il generale Graziani, colui che violò la convenzione di Ginevra in Africa con i gas asfissianti, l'inventore della torta per bruciare vivi gli africani.
quattro assi, ad ogni asse un africano legato. E poi gli è andato fuoco. Il tutto mentre i movimenti di estrema destra aumentano. Perché non si parla più degli armadietti della vergogna? Ma questo dove? In Africa, in Eritrea. Non si parla perché i panni sporchi si lavano in famiglia. Ora, se tu non fai lo spoglio del tormaglio e poi dentro ti lasci le cose con i topi morti, è normale. Oppure escono gli scheletri. Mentre si filmano i raduni dei fascisti a Predappio, con tanto dei servizi più che corposi ai TG per i 20 anni della marcia su Roma. In quegli armadi è scritto la verità sui 1000 eccidi avvenuti tra il 43 e il 45, in cui hanno perso la vita 20.000 innocenti. Chiaro. E soprattutto donne, vecchi e bambini. Così accade il 20 maggio del 44, nel Reggiano, a Cervarolo, frazione di Villa Minozzo. Furono due fascisti nati nella borgata a guidare l'SS. I loro nomi sono Attilio Paini e Mauro Magnani. Usarono la strage per vendette personali. I primi a morire furono Ennio e Lino Costi, suocero e cognato di Magnani. Poi fu la volta del padre, del fratello e del cognato di Paini. All'imbrunire i nazifascisti lasciarono alle loro spalle 24 morti e le case in fiamme. Vedo la gente morta! Il colonnello Onorato, comandante dei fascisti, Onorato che si chiama Onorato o era Onorato di questa cosa? No, era Onorato che si chiama Onorato. Ma perché è Onorato? Comandante dei fascisti scrisse nel rapporto: rappresaglia contro gli abitanti delle frazioni Cervarolo, Civago. Babbo, gli hai scritti tu i nomi o sono veri? No, sono veri. Sono bene. Responsabili di favoreggiamento e omertà riguardo a banda partigiana. In quei giorni tra Modena e Reggio Emilia morirono 400 civili. Meno male che ero in vacanza, perché sennò. Ma per quello che festeggiamo. Cioè, per quello che festeggiamo i morti poi il 2 novembre, o no? Sì, esatto, per quello. Perché... Per quello. No. Russia, Isvestia. Dov'è? Sempre con sta cazzo di Russia! Ma come mai? Te non voglio più la Russia! Devi sapere che noi, il Bob, in realtà è anche un po' russo. Ma lui è anglo-russo. Lucas, si calmi, per favore. Calmo? Ah, perché allora, io quando sento la vodka, si calmi. Le donne, il caviale. Posso dare la notizia? Prego. Grazie. Allora, in Russia Putin consiglia di riprendere l'affluenza alle urne, dato che l'Istituto Dmitry Badovsky riconosce come valide solo le elezioni in cui almeno il 35% degli elettori hanno votato. 35% per le regionali, 20 per i comuni, 50 per le nazioni, quelle a livello nazionale. Come ti chiami, faccia di merda? Allora, il problema qual è? Il problema è che ultimamente, nelle ultime elezioni in alcune città... Ma stai parlando con me o...? Con i radioascoltatori. Perché mi guardi, io c'ho paura quando mi guardi. Queste affluenze sono andate al di sotto di questa soglia. Allora c'è la battaglia tra Putin e gli oppositori, soprattutto quelli di Russia Unita, i quali intanto vogliono difendere il diritto degli elettori di partecipare o meno alle elezioni. Seconda cosa, per ciò che riguarda le elezioni, sarebbe giusto consultare anche le opposizioni che vengono scaricate. Notizia del Wall Street Journal. Negli Stati Uniti... Che cazzo è sto Wall Street Journal? Giornale americano. Che ci dà una notizia importantissima che nessuno qui ha preso in considerazione. Allora dica. Negli Stati Uniti nel 2020 ci sarà l'autosufficienza energetica grazie ai giacimenti non convenzionali negli USA. Quindi non importeranno più greggio dai paesi medio orientali. E questo è un dato che sconvolgerà il mondo. Minchia, si fanno le calorie da soli quelli lì. Sì, poi non importa più niente. Non importa più. Però dal 2020, Il mondo da come lo conosciamo ora. I giacimenti minchia, non convenzionali, dovremmo ripresentarci tutti, no, che palle, sono quelli, manca una seconda, non fatti, quindi fra 8 anni, buonasera, non fatti dalle aziende petrolifere ma da quelli che hanno un pezzo di terreno e decidono di trivellare. Fino adesso gli unici che ci hanno rimesso sono stati i nativi americani, che sono stati cacciati dalle loro riserve perché lì sotto c'era del petrolio. Bob, scusa una precisazione, ma hai visto che nel 2012 nascono i bambini in America? Quelli sono nativi americani pure, o no?